legge Marzano, diretta a modificare la raccolta del consenso, quanto perché la nostra attività, intesa come cultura di servizio, cioè cultura che serve, ha riguardato i diversi aspetti della legalità, con Giampaio Carriniero abbiamo affrontato tra l'altro il problema del doping, salute e legalità dello sport. Domani saremo ad Agropoli per affrontare questo tema con Mennea, il primo presidente della Corte di Cassazione e il procuratore generale, perché è un problema rilevante che riguarda soprattutto la salute. Noi, nello stabilire i nostri impegni, facciamo scorrere le tavole della legge, della nostra Costituzione repubblicana. Il lavoro, la sicurezza del posto di lavoro, del luogo di lavoro, la tutela dell'ambiente. E io dico la verità, mi aspettavo una maggiore sensibilità dalla stampa locale. Nessuno ha dato notizia della presenza di Raffaele Guarinieri e di Marco Angelini. Marco Angelini è titolare dell'avvocato, professore avvocato dell'Università di Perugia, titolare della cattedra di legislazione antimafia. Cioè abbiamo cercato sempre il dibattito sul tema attuale, sul tema caldi che riguardano il sopravvivere della comunità e il sopravvivere dell'uomo, del cittadino che va rispettato nella sua globalità, nella sua interezza, come lavoratore, come salute. E abbiamo organizzato questa manifestazione proprio in questo ambito. Ricordo di aver letto, ecco, Faraos, a Mallarme, a Preiamare, una fabbrica, sostanze tossiche si sono dimostrate agenti cancerogeni. Sono morti già 100 gradi. Oggi è iniziato il processo. Ho letto un articolo sul giornale locale. Ecco, questo è il merito suo. Per Mallarme ci vorrebbe Guarinieri. Ma se Guarinieri l'ho portato 4 volte, questa è la quinta volta, e nessuno se ne è mai accorto. Allora, affrontiamo stasera questo tema. Questo tema ci sarà l'intervento del professor avvocato Marco Angelini, tema drammatico della sicurezza del lavoro, processo, tutela dell'ambiente di lavoro, processo ai diritti. Io mi sono interessato quando era la Suprema Corte di Cassazione, l'unica sentenza sull'impasto della fabbrica di Eternit di Casale Monferrato è stata scritta il 31 ottobre 1996 da Romano De Grazia. Però la Corte di Cassazione ha deciso in un ambito, in un alveo di imputazione che era l'ipotesi colposa. Allora, l'ardimento, la nuova frontiera di Raffaele Guarinieri è di avere
sollevato un enorme problema ed è il tema di dibattito questa sera. È il problema dell'omicidio volontario, dell'incendio volontario, ipotesi che hanno trovato in primo grado accoglimento e che è una sentenza, una decisione che va indubbiamente rispettata. Però quale che siano le argomentazioni, è una presa di posizione coraggiosa che ha il pregio di sottrarre queste violazioni dalle secche prevedibili, ragionevoli della prescrizione, con un'imputazione più grave perché più attenta deve essere l'attenzione del legislatore su queste ipotesi delittuose. Allora introduco l'argomento e do la parola per i saluti. Comincia l'avvocato Gianfranco Barbieri, presidente del Consiglio dell'Ordine Forense di Lamezia Terme. Ringrazio gli intervenuti all'odierna giornata formativa che vede oggi presenze importanti tra di noi, relatori di grande pregio e giuristi di chiara. Tale obiettiva affermazione non può essere posta in discussione, nonostante la profonda lacerazione generata nel cuore di tutti i tifosi juventini da parte del dottor Guerra. Cari colleghi, avremo il piacere argomento di particolare rilevanza giuridica e attualità, quello della tutela della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente. Avremo modo di apprendere direttamente dalla voce del dottor Guadagnello le tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'ambiente, analizzare il nesso di causalità, vale a dire il modo di ricondurre la responsabilità dell'infortunio sul lavoro ad un soggetto responsabile. Ora, molto velocemente, ricordo come nel nostro sistema vige una differenza tra l'omicidio volontario doloso e l'omicidio colposo. Questa tematica sarà sicuramente ripresa dai nostri relatori, che tratteranno sicuramente del dolo eventuale, un argomento di grande attualità, vale a dire considerare dolo eventuale, quindi agisce dolosamente e non colposamente chi pone in essere un atto, una condotta illecita accettando il rischio dell'evento dannoso che da essa proviene. I casi Thyssen e i casi Eternit sono dei casi di grande rilevanza e di risonanza internazionale, sicuramente al di fuori del confine europeo. Quindi siamo lieti di avere dei relatori di così prestigiosa impostazione e quindi non mi devo ulteriormente e non vado oltre, perché la ragione per cui siamo qui è proprio quella di sentire i nostri illustri ospiti. Grazie. Auguro che porgerà i saluti a altre persone, io amico d'infanzia dell'università, Pino Zofferra. Abbiamo poi seguito percorsi diversi. Lui, la libera professione, io il magistrato. Con Pino Gianfranco faceva parte del centro studio della
Sassi, era già dei ragazzi che erano lì a Casalina nel 1990. Pino è stato il compagno di viaggio con il quale abbiamo organizzato convegni di grande interesse. E ricordo il convegno con Federico Stella, il grande Federico Stella, che tenne una lezione magistrale sui diritti fondamentali del cittadino. Mariano Battista, sul nesso di causalità, ne era la condotta omissiva e la forma professionale. Questa congresso si aggiunge a queste iniziative di un certo spessore e avevo al dovere di richiamare questi precedenti. La parola al primo soggetto. Buonasera a tutti innanzitutto, buonasera soprattutto per nome dell'ente, soprattutto per gli ospiti. Vicino al microfono, vicino. Troppo vicino. Io sento l'esigenza di porgere un caloroso al dottore Perinieto, dirigente del PUR del magistrato del dottor Di Pietro, che tanta eco a questa, non in Italia, ma a livello assolutamente sia per la sua personalità, sia per l'impegno e per la sua passionalità giuridica, per l'amore al di là dei nominativi di club interessati, ma per la dimostrazione che l'amore per il diritto, l'amore per la legalità non si arresta dinanzi a nessun potere, per quanto fra intercenze e potenti a livello nazionale. Fosse stato solo qui il suo merito che poi è stato buscato, strumentalmente dalla Stato, non deve per questo assurdo, ma di grande pregio di profilo sportivo, si potrebbe pure esaurire, se non chi la sua passionalità però è il suo cuore per il diritto, accederà le altre iniziative con altrettanto impegno e con altrettanto entusiasmo. Mi fa piacere, sarò brevissimo, mi fa piacere constatare, e l'ho letto oggi proprio su internet, come lei noterà, dottor Perinieto, il nostro tema le nuove frontiere giuridiche per la tutela del lavoro e del le sue parole di commento, dopo il suo ritorno da Parigi, dove ha tenuto una conferenza, sono state proprio trattiamo delle nuove frontiere. Io non so se avesse già letto il nostro programma, ma magari il nostro. Questo mi ha dato conferma dell'assonanza spirituale che c'è. E mi ha dato conforto. Mi ha dato conforto perché io sono turbato con la legge, che qualcuno ci ha parlato, cioè Serena, forse lei potrebbe aiutare la sua. Ragione del latino è infestata da strane infezioni incurabili. Credo che sia al di là della situazione aziendale particolare, nel diffuso, una delle zone più colpite dai tumori. Tant'è che quando si va in certi ospedali d'Italia, immediatamente dicono, lei viene dalla mezza. Io ho cercato di sollecitare e di alimentare le autorità, perché svolgessero le segnali, per capire la scandaligine di questo. C'è stato un poco assoluto, nessuna eco. Questa mia pietosa è sentita di questo, non per me, e noi, io ormai mi avvio su quello che
l'altro campione di questa, di questo incontro è il professore Angelino, immediatamente la vita è la porta di oggi, credo che abbiamo fatto un assistativo spodi che è degli anni. Io non avevo ancora capito le vostre cose agitate, più anziano, più carente, non è? Il suo entusiasmo, la sua produttività, la limpidezza del suo potere sono passate poche battute, mi ha convinto che proprio oggi siamo nel flusso. Parlare di una frase sarebbe adesso dover restituire quello che lui ha molto benevolmente detto prima. Però lo devo sempre ringraziare perché l'iniziativa di questa, la prima iniziativa, la prima però, sapendo però, e io avrei accolto evidentemente con entusiasmo, percependo qual è il suo intendimento, è partita proprio da lui. E noi dobbiamo ringraziare non solo io, ma vogliamo ringraziare tutti quanti voi. Perché guardate, oggi voi avete una fortuna incommensurabile. Voi oggi siete testimoni dell'evoluzione del Dio. Perché siete testimoni dell'evoluzione? Perché dovreste sapere perfettamente comporta la disamina della problematica tra dolo diretto virtuale, colpa cosciente, consapevole ed accettativa di quello che rischia. E su questa prova purtroppo non è detta la parola mia. È importante che si evolva con l'evolversi dei tempi, con l'evolversi delle situazioni. E allora voi siete testimoni oggi di questa tappa evolutiva del diritto, è una cosa importantissima. Voi potete dire ai vostri figli e ai vostri nipoti, da qui al suo tempo, noi eravamo presenti, c'era il dottore Lorignetto, e c'era il professore Giolini, e c'era quella grande rottura di una grande grazia che cercava assolutamente di portare alle nostre conoscenze quella che era l'evoluzione del diritto in senso universale. Non dimenticate che voi parecchi di voi sono giovani, dovrebbero ancora avere presente nella mente come si è passata la spiritualità del diritto penale. Dai tempi del processo per fuoco a Sanremo, dal contatto con l'ellenismo spirituale si è arrivati, si è cominciato a parlare della volontà. La volontà che è tutto già accennato il consigliere De Grazia. Tempo anche un po' di saluto, mi dispiace che ancora non sia arrivato per me. Ernesto Di Pollio mi avrebbe anche sollevato una certa imbarazzante situazione, guardando che credo di essere il più anziano oggi qua. Se ci fosse stato così, ci sarei detto ringraziato dalla sua presenza. Però verità e deve, spero ancora che arrivi, perché è uno dei canoni importanti della puntatura. E non solo la presa, ma posso dire tranquillamente. Ringrazio anche il signor Prefetto che ha avuto l'amabilità e lo stimolo in base all'intelligenza e alla sensibilità di partecipare a questa data storica e per poter percepire direttamente quelle che sono le funzioni e le evoluzioni del diritto, soprattutto in materia talmente. Fatto questo, io voglio sapere il mio nome. Porgo nel rinnovo un mio saluto, il ringraziamento a Fratello Chi, ma già per sé quello che ho detto che sia ampiamente significativo di quelle gratitudine per la loro presenza oggi. Insieme elaborato questo progetto, anche un progetto.
se ne avete voglia, soprattutto voi più giovani, se ne avete voglia, altri argomenti siamo pronti ad affrontare. Ora c'è un saluto particolare che devo rivolgere, un grazie al prefetto Sua Eccellenza Antonio Rebucci, che è sempre presente. Dove si tratta di legalità è sempre a fianco del centro studi e combatte come uomo delle istituzioni, combatte questa battaglia, grande battaglia della legalità. E con particolare affetto, con particolare stima, che anche questa volta io do la parola a Sua Eccellenza. Buonasera a tutti. No, va bene quello. Basta avvicinarsi. Un po' più preeminenti. Ovviamente saluto il dottor Guardiani e il professor Angelini. Sulla legalità abbiamo cominciato, abbiamo cementato la nostra amicizia partendo da uno scontro cordiale, amicale, perché in un convegno lui mi voleva così convincere, e sono convinto, dell'importanza della legge Lazzati. E io dicevo sì, serve un po' tutto, servono le iscrizioni qui la mafia non entra, servono i protocolli di legalità, servono gli incontri, i seminari, tutto, ecco, un mosaico, tanti pezzi che possono aiutare, ecco, a far germinare, ecco, questa contaminazione della cultura della legalità. Il chiaro prefetto a Cosenza è un testimone che occupare della Marlanica, di... poi c'è un problema simile al prodotto, per dire l'industria è simbolo, in negativo che hanno inquinato questo territorio. Mi fermo qua perché la magistratura so che sta parlando su questi temi, su questi siti, però c'è stato un inquinamento tra alcuni più, mi ricordo l'Olimpo, il procuratore Giordano Paolo, hanno trovato dei fanghi chissà quale parte, sono stati presi e buttati lì. Quindi abbiamo con noi in Calabria delle situazioni che preoccupano dal punto di vista dell'inquinamento. E, però penso che in termini calabresi, mi consentono due minuti, quelle che dobbiamo far crescere la cultura della legalità e della sensibilità su questi temi, che è ancora poco. Certo, ne parliamo costantemente, convegni, seminari, comuni, però la mia preoccupazione che tutto finisce possa venire in incontro pure stasera, ne parleremo, poi magari non abbiamo mai quel cortocircuito, secondo me, che è necessario per una sorta di rivoluzione copernicana, perché basta guardarsi attorno, legalità, ecco, la striscia di oggi è a terra, bisogna alzare, senso civico, sento sempre dire, perché magari l'opposizione viene fatta, beh, la città è sporca, e io dico, scusate, questa è sporca questa città, la sporca dei cittadini, quindi siete degli zozzoni, perché non hai parlato il comune, l'amministrazione, quindi questo scaricabarile è continuo, quello di non questa autoreferenzialità, questo protagonismo che è un po' tradizionale. Dobbiamo alzare la sticella della legalità e del senso civico. Quello di farci camminare insieme. Il mio amico Romano De Grazia ci mette insieme, ci vicino in solidarietà, e sono d'accordo. Secondo, ecco, il nutrimento, la diventiamo anche di solidarietà, della legalità, forse miglioriamo la qualità della vita e la vivibilità di questo territorio. Dottor Guarini, abbiamo 750 km di costo caldo. Alcuni punti bellissimi, lo dico da napoletano, noi abbiamo la tanto centrale costiera napoletana, però la costituisce bellissimo, insomma, incontrollato, disordinato, evidentemente a livello istituzionale, questo dobbiamo dare tutti a mente, i prefetti, le forze dell'ordine, pure i magistrati, ecco, dove stavamo mentre veniva cementata la costa? L'inquinamento, i depuratori sostanzialmente o malfunzionanti o sottodimensionati. Poi di strada abbiamo il dottor Raffaele, buonasera. I depuratori malfunzionanti o sottodimensionati, ecco, e poi vogliamo dirci, ecco, avere così, dire, ah, noi siamo un paese turistico. Non siamo un paese turistico, se non creiamo le condizioni per diventare un paese turistico. Anche perché il 70% dell'economia calabrese è legata al terziario turistico, l'altro 30% è tra industria e agricoltura, ma
non di grandissimo livello, soprattutto per quanto riguarda le innovazioni, la formazione e quant'altro. Quindi il turismo significa ambiente, tre fasce collinari montuose, il Morlino, l'Astromonte e la Silla, che secondo me non ha niente di invidiare alle grandi città dei Dolomiti, solo se la politica avesse creato strutture e quei servizi adeguati. Ci sono dei paesaggi veramente incommensurabili nella parte sicura. E questo riguarda l'ambiente, lavoro, evasione, erosione, elusione, caporalato, lavoro nero, irregolare, sommerso. Mi costa perché abbiamo creato dei gruppi di lavoro a livello di preventivo che avessero una funzione anche formativa e informativa nei confronti degli imprenditori, ecco, per aumentare la legalità delle aziende, a tutela del benessere fisico dei lavoratori, ovviamente, per prevenire incidenti nei luoghi di lavoro. Però l'asticella, come dicevo, in basso, forse a terra, e quindi occorre una sorta di scioglimento, una sorta di consapevolezza, perché l'ambiente è abbastanza urbizzato, sommaglioso, afasico, indolente per certi versi. Ecco, anche sul tema della grande criminalità, ne parliamo spesso, sappiamo la malavita organizzata, si dice, dalla branca, la più invasiva, la più aggressiva, la più pervasiva, si infiltra nell'economia, cannibalizza l'economia, attua le regole della concorrenza, svantaggiando i datori e gli imprenditori onesti. Si dice che condizioni il voto, pecunia non olet, voto non olet, sì, si dicono tante cose, sicuramente a legge questo spirito satanico, malefico, questo vezzo maledonante dell'ambiente calabrese, perché pure nella nostra provincia, sono corretto, la provincia di Catanzaro, abbiamo circa 25 nuclei malavitosi concentrati nel Socratese, Lametino e Catanzarese, che non è che stanno fermi, insomma. Per quanto le forze di polizia, la magistratura, a cui va il nostro grazie per l'impegno quotidiano, per sequestri, confische e arresti sono quasi quotidiani in operazione, però sembra che si riproducano maleficamente all'infinito, e ci sono circa 600 addetti in senso stretto complessivamente, cui poi bisogna aggiungere sostenitori, familiari, collaboratori e quant'altro. Il procuratore Milano parlava di città alla mezza, 15.000 persone, un po' esagerato, però in questo territorio dove stiamo parlando sicuramente è una grandissima preoccupazione. Abbiamo avuto dei fatti violenti, frutto di barbarie, quattro omicidi veramente di stampo mafioso l'anno scorso, veramente efferati, feroci, una feroce inaudita, e quindi sembra che siano stati metabolizzati dalla società catanzarese in senso lato. Ecco, non si è avuto ancora, nonostante ci sono delle benefiche, delle associazioni che veramente stanno facendo parecchio sul tema del rispetto, ecco, del costruire una rete di protezione, una rete di solidarietà, un rispetto delle coscienze, una reazione morale partecipata che ci consente di imboccare un percorso virtuoso e metterci alle spalle comportamenti che rientrano molto spesso in una famosa zona grigia di cui noi tutti parliamo, dove c'è corruzione, commistione, compenetrazione, in cui ci sono uomini delle istituzioni, professionisti, anche perché molte volte questi signori malavitosi appartenenti ai clan non è che se persone di chissà quale intelligenza, hanno bisogno di intelligenze che può dare il professionista. Ecco, proprio qualche giorno fa abbiamo presentato un libro di un sociologo di un calabrese che si è affermato a Torino, Alleanza dell'Uomo. Ecco, definisce bene questa giochi a somma positiva in cui non necessariamente il malavitoso è il vertice, per un momento intellettivo, ma c'è appunto come in giacca e cravatta, perché la criminalità organizzata calabrese non è più fatta di coppia e cucina, ce n'è ancora qualcuno, quell'arcaica primitiva selvaggia, ma è fatta appunto dei famosi corretti da cui noi dobbiamo perderci in qualche modo, dobbiamo aprire gli occhi, ma dobbiamo soprattutto svegliarci, indignarci. Ecco, io tra poco mi scuso, dovrò andare via. La preoccupazione degli amministratori corretti con i miei punti, io lo do in consiglio comunale in comune, quello che insomma stanno domani, perché sono stato tirato così per raggiare degli amministratori, perché tutti sono preoccupati per i punti, cioè la criminalità organizzata non è una grande preoccupazione perché non dopo la lascia, mentre i punti dopo la lascia.
Purtroppo viviamo un momento di crisi, ma grave crisi, perché qui c'è povertà e miseria, e siamo mai andati di furti, ma furti del dottor Guarinieri, parliamo di furti in campagna di carciofi, di prodotti agricoli, oppure nella grande distribuzione, prodotti del misero, li direi, ma i problemi del misero della vita quotidiana. Effettivamente sono in moltissimo aumento e quindi c'è preoccupazione. Però non è uguale preoccupazione l'abbiamo su temi importanti quali possono essere quelli di cui voi discuterete o per la lotta alla criminalità organizzata. Quindi ecco, sono importanti questi punti, se riusciamo a costruire una coscienza collettiva diversa, che però sappia reagire e non sappia metabolizzare passivamente, interiorizzare passivamente, senza poi essere conseguenti in atti, azioni, comportamenti per segnare la svolta di questa splendida regione, che ha tante eccellenze storiche, paesaggistiche, a dare il nome all'Italia. Reggio sarebbe nato da queste parti, ecco. E questo orgoglio di appartenenza deve suscitare anche un sussulto di dignità, una sorta di riscatto, perché ci sono tutte le possibilità e lo dobbiamo fare tutti insieme in tutta la società civile e nella sua interezza. Grazie e buon lavoro. Yeah.
un magistrato che 15 giorni prima era andato a decisione di legalità, alla già commissione di intoccato, dopo 15 giorni è stato arrestato per corruzione. Io sono dell'avviso, e l'ho detto sempre, uscendo dallo spirito di corporazione che non mi ha mai riguardato, che non è la funzione che qualifica l'individuo, bensì l'individuo che qualifica la funzione. Allora, adesso darò la parola ai relatori e poi vorrei che interveniste voi giovani operatori del diritto, che avete gambe e entusiasmo, e già questi anche Luigi valuta l'opportunità, anzi io la valuto positivamente del suo intervento. Nonno, ecco, nello scegliere a chi per prima, Raffaele Guarnieri e Marco Angelini, forse bene che Marco Angelini agisca di rimessi. Comunque la precedenza, al di là della battuta, alla, a me è l'artefice di queste nuove frontiere del diritto. Speriamo che è il protagonista, su di lui ovviamente è stato organizzato la sede, su Marco per le infrazioni in materia di salute, commesse
saluto di qualità, una organizzazione centralizzata che si è investita delle più significative questioni dei campi, dei diversi campi della salute, che in questi campi abbia le competenze, le forze, anche per indagini a livello nazionale, che sappia allargare i propri orizzonti oltre i confini dei drammi ormai consumati, che promuova con la collaborazione delle autorità amministrative e sanitarie azioni sistematiche a carattere preventivo, che ponga fine all'attuale fuorviante frammentazione delle indagini su situazioni analoghe quanto addirittura non coincidenti. Noi oggi come oggi arriviamo ad avere situazioni, ad esempio in materia di tumori professionali, in cui la medesima società ha diversi stabilimenti dislocati in diversi Oh.
fa il caso anche il datore di lavoro americano, non può andare sempre la responsabilità del datore di lavoro a quando le carenze, anche infortunistiche, siano carenze attinenti a scelte di carattere generale della politica aziendale. Dobbiamo abituarci a questo nuovo linguaggio. A carenze strutturali rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato. Qui veramente la Cassazione rappresenta una realtà che noi vediamo nelle aziende. Ma chi decide? Noi, quando capita un infortunio, noi dobbiamo capire se questo infortunio nella vita dell'azienda è un episodio isolato, oppure se rispetto una politica aziendale della sicurezza. Ma i processi di Stein hanno messo in luce una esigenza, che è quella di utilizzare metodologie di indagine più penetranti rispetto a quelle che vengono usualmente adottate. Metodologie che non perdono la propria attenzione alle responsabilità dei livelli più bassi dell'organigramma aziendale, che ogni caso individuino tali responsabilità anche nelle stanze dei consigli di amministrazione, laddove si esercitano gli effettivi poteri decisionali di spesa, laddove si stabilisce la politica della sicurezza in ciascuna azienda, laddove si effettuano le scelte di fondo. Come sanno tutti i presenti, sono c'è un collega, ma nei procedimenti in materia di infortuni e malattie professionali, come si fanno le indagini in genere? Capita l'infortunio, ci va l'ispettore a vederlo, una particolare novità, poi ci fa persino il pubblico ministero, si raccolgono le testimonianze, si cerca di capire con un'ispezione quale sia la dinamica, poi alla fine magari si dà una consulenza tecnica. Ecco, questa è una strategia che non è più la richiesta di documenti all'azienda e la stessa ispezione dei luoghi o delle cose non garantiscono in alcun modo l'acquisizione di informazioni e comunicazioni magari riservate in ordine alle scelte aziendali di fondo. Ben più fruttuosi sono altri atti che sono previsti dal nostro codice di procedura penale. Giorno vicino a Torino è capitato un incendio in un'azienda, sono rimaste ferite 5 persone, una di queste è particolarmente grave. Abbiamo fatto questi atti, ma abbiamo fatto anche la perquisizione soprattutto dei computer per vedere quali sono i messaggi che si scaricano i dirigenti, per capire qual è stata la politica della sicurezza in quella azienda. Un secondo profilo che mi sembra utile sottolineare è che l'accusa mossa ai vertici dell'impresa non è stata o non è stata soltanto quella tradizionale dei delitti di omicidio o lesione personale, ma tanto su ulteriori ipotesi di reato che sono largamente, purtroppo, trascurate nel campo della sicurezza sul lavoro. Anzitutto il delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche. Questo 437 codice penale, ma così scarso
nello mettere o nello rimuovere impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro. Quella parola infortunio, la nostra Corte di Cassazione ci ha detto che si riferisce non solo agli infortuni in senso stretto, ma anche alle cosiddette malattie infortunio, quindi praticamente quasi tutte le malattie professionali. E non meno importante è l'incriminazione di chiunque cagioni un disastro, cioè un evento che metta in pericolo la vita, l'incolumità di un numero indeterminato di persone, che può essere la collettività dei lavoratori, un'azienda, ma anche popolazioni che magari hanno una piccola azienda. Un terzo aspetto comune due processi è indubbiamente il dopo la convertizia. Cioè, in una tradizione che c'è stata, c'era un esponente della Lega Ambiente che poi è diventato presidente di un ente nazionale, un quale diceva, certo, questo dopo la come potete punire imprenditore che mica prende la pistola e spara. Ma non ce lo segnava proprio questa strana idea. Ma nel processo Tiste che si è abilitato per la prima volta all'amministratore delegato il delitto di omicidio doloso e quindi per la prima volta si è celebrato in materia di sicurezza del lavoro un processo davanti alla Corte d'Assise. C'è stata la sentenza di Sanremo alla grado d'autorità davanti alla Corte d'Assise. Nel processo Eternit si sono abilitati i vertici dell'Eternit a livello mondiale, ritenuti effettivi e responsabili anche, ma non solo, il delitto di disastro doloso e il delitto di omissione dolosa di qualche grande informatistica. Abbiamo un po' di evitare, no? Quando è arrivato al consigliere di Grazia il caso dell'Eternit, allora si faceva il processo agli amministratori italiani. A un certo punto abbiamo capito che bisognava alzare lo sguardo. È stato prezioso fare delle visite. Io parlo degli abitanti, quindi conosco bene questa tematica, però i livelli di stimoli, di volontà dolosa, a livello di tema, del dolore eventuale, intenso, del dolore intenzionale, passando per il livello intermedio del dolore diretto e poi quel distinguo tra dolore eventuale e colpa cosciente. Beh, noi abbiamo sentito l'impostazione e devo dire che quando feci la requisitoria seguì cercare di ricordo che operai cosa come 123 sentenze della Corte di Cassazione degli ultimi 10 anni e cercare proprio di esporre i concetti, questi vari concetti, proprio sulla base delle parole usate dalla Corte di Cassazione delle sue sentenze, cercando di essere proprio fedeli alla lettera delle sentenze. E ricordo che tra le cose che dissi ci fu questa, no? Che si ha il dolo eventuale quando il datore di lavoro si rappresenta il verificarsi della morte di un lavoratore, quale ulteriore conseguenza non certa né altamente probabile, ma concretamente possibile per il proprio condotto. E dunque si rappresenta la concreta possibilità del
verificarsi della morte di un lavoratore. Il datore di lavoro non vuole direttamente, è ovvio, la morte del lavoratore. Non ha il proposito di cagionare la morte del lavoratore. Pur rappresentandosi la morte del lavoratore come una delle conseguenze concretamente possibili della propria condotta, non si astiene, non resiste dal tenere quella condotta, non rinuncia alla condotta e ai vantaggi che se ne ricorrenti, accetta il rischio che quella morte si metta come risultato della sua condotta. E pertanto, e questo è stato un punto, credo, decisivo, non nutre la sicura fiducia in concreto che la morte non si realizzerà, non nutre la sicura fiducia, non confida nella propria capacità di controllare la morte, non agisce nella ragionevole speranza che quella morte non si verifichi come conseguenza della sua. La sentenza della Corte d'Assise in primo grado ci ha dato ragione, io credo che sia un po' conosciuto, ma il problema non è stato tanto quello di ricostruire questo. Il problema è quello di dire se nella situazione specifica ci fossero gli elementi di fatto idonei a incasellare la condotta dell'imputato, il 4. Noi abbiamo ritenuto che fosse così uno dei punti più significativi, avrete visto leggendo la sentenza, fu che l'amministratore delegato della società, a nostro parere, accolta la controversia di primo grado, pur rappresentandosi la concreta possibilità per verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea 5 dello stabilimento di Torino, perché a conoscenza di fatti e documenti significativi che non sto a elencare, aveva accettato questo rischio perché in virtù degli effettivi poteri decisionali inerenti alla sua posizione amicale, da prima prendeva la decisione di posticipare di un anno gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino, pur avendone già programmato, e successivamente prendeva la decisione di posticipare l'investimento per l'adeguamento della linea 5 di Torino ad epoca successiva al trasferimento di questa linea da Torino a Berlino. Io ricordo che a un certo punto, grazie alla presentazione dei documenti, approvavamo un documento in cui c'era scritto investimento from Turin, from. C'erano dei soldi, e io capisco che magari si possa anche pensare, aspettiamo di costruire questa linea per investire in questo denaro. Però intanto si continuava a lavorare in uno stabilimento nonostante che la linea 5 fosse ancora in piena attività e vi continuassero a lavorare, perché erano rimasti per giunta nell'ambito di uno stabilimento che era in condizioni di crescente abbandono e sicurezza. Questo mi fa molto pensare, no, il discorso del però in Italia.